ci sono le mie radici, c'è la mia gente, la mia lingua. Lì si parla l'italiano col mio accento, e quindi per me sono insomma, i luoghi più cari che esistono. Si trovano in provincia di Pisa, e precisamente all'Aiatico, a confine con Terricciola, che è una realtà vinicola antica. Noi sostanzialmente produciamo due tipi di vino, cioè il Sangiovese in purezza, che è senz'altro il vitigno più tipico per la Toscana, e il Cabernet Sauvignon. E poi facciamo un blend mischiando i due, mettendo insieme i due uvaggi. Questa è una tradizione che abbiamo ereditato dal babbo, che produceva il vino, anche se lui lo faceva con le modalità del contadino una volta, insomma, mirando più alla quantità che alla qualità. Io e mio fratello Alberto abbiamo invece iniziato, abbiamo girato pagina, e per onorare la memoria di mio padre, delle sue vigne, di questa grande passione che lui aveva per il vino, abbiamo iniziato a fare il vino seriamente, così come oggi impongono le nuove tecniche di vinificazione. Al vino sono stati dedicati diversi brindisi, soprattutto Verdi. Verdi ha scritto un brindisi in Traviata. All'amore, poiché quella che al cuore onnipossente va. Dico spesso che tanto che le bottiglie di vino sono in realtà bottiglie di felicità, perché quando si torna a casa dopo le lunghe fatiche dei tour, dei concerti, una bottiglia di vino veramente ci regala momenti di felicità. Io mi ricordo che il vino da ragazzini era una conquista, perché i genitori naturalmente non volevano farcene bere. E la domenica c'era il rito di darci un po' di vino nell'acqua, metà e metà, avevamo così un pochino di vino, ed era per noi festa. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò.